Il Laconte è un gruppo scultoreo in marmo del I secolo a.C., realizzato da Ghesandro Atenodoro Polidoro. Esso risale al periodo ellenistico, età compresa tra il 323 a.C., anno della morte di Alessandro Magno, e il 31 a.C., battaglia di Accio, precisamente in uno dei centri culturali all'epoca più fioventi, Rodi. Oggi si trova nei Musei Vaticani. L'opera è una copia in marmo di un originale bronzo e rappresenta tre figure, di cui quella centrale è l'Acconte, un uomo possente nonostante l'età avanzata, che cerca di liberarsi dalle spire di due serpenti, rappresentato in proporzioni maggiori rispetto alle altre figure, i figli Antifate e Timbreo. La storia di L'Acconte è raccontata nell'Eneide di Virgilio. L'opera è caratterizzata da un incredibile dinamismo dei protagonisti, ma anche da un'esasperata espressività, come era usuale nelle opere ellenistiche che si allontanavano dalla compostezza del periodo classico. I personaggi cercano di liberarsi dai serpenti mandati da Atena per vendicarsi di Laoconte, sacerdote del dio Apollo, che si era opposto all'entrata del cavallo di legno a Troia, espediente escogitato dai greci per espugnare la città. La scultura venne ritrovata sul Colle Oppio a Roma nel 1506 e acquistata dal Papa Giulio II, dopo essere stata identificata secondo la descrizione di Plinio il Vecchio, il quale ne parla nella sua Naturalis Historia. Secondo la sua testimonianza, il gruppo scultoreo si trovava nel palazzo dell'imperatore Tito. Il Laoconte ebbe una grande diffusione in tutta Europa tramite copie e stampe di traduzione e divenne un modello imprescindibile per gli artisti rinascimentali, in particolar modo per Michelangelo, che rimarrà affascinato soprattutto dalle torsioni dei busti e le esasperate tensioni muscolari. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.